Fuori la porta della Commissione Bilancio la rabbia e le speranze dei 30 lavoratori del CIAPI, ente regionale di formazione professionale, sommerso da milioni di debiti, con i dipendenti senza stipendio dal marzo 2013 e senza l'assegno di cassa integrazione da dicembre 2014. Ad affrontare i lavoratori, il vicepresidente di giunta Giovanni Lolli, che ha la delega poco invidiabile alle crisi industriali e lavorative d'Abruzzo. Una soluzione ci sarebbe sempre la stessa, rilanciare il CIAPI e pagare i debiti e stipendi con la leva dei fondi europei per la formazione. E Lolli ha ribadito quello che aveva assicurato il presidente Luciano D'Alfonso a primavera. Ovvio dunque che i dipendenti vogliono fatti concreti, perché per loro ogni mese che passa senza percepire lo stipendio vale un'eternità. Tolti quelli che sono già andati o che possono essere avviati alla pensione, sono un numero relativo, parliamo di qualcosa più tra 20 e 25 persone. Sono dei formatori, è gente che di mestiere ha fatto e sa fare la formazione. Noi abbiamo politica di formazione nella regione, abbiamo un fondo importante che è l'FSE, che è un fondo dedicato alla formazione, che è un fondo che noi facciamo gestire a diversi istituti e diverse società di formatori. Io no, mi sembra la cosa più naturale, più giusta, anche più utile per il servizio che loro daranno, farli fare a loro. Purtroppo è 5 anni che discutiamo sempre della risoluzione economica dell'Abruzzo, in particolare quindi del CIAPI, ma non c'è assolutamente una via d'uscita. Oggi il vicepresidente ha trovato una strada. La strada sulla carta, dico la verità, è percorribilissima, però da un punto di vista operativo occorrono diversi tempi, per cui che cosa chiediamo? Un'accelerazione incredibile di queste procedure, se no altrimenti questo ente storico che 45 anni che forma tutti gli abruzzesi è destinato a chiudere.